Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, coordinatore di Forza Italia, una lunga esperienza da parlamentare europeo, da presidente. Una domanda che è poi la domanda che c'è in questo backdrop: qual è il futuro dell'agricoltura italiana alla luce poi di tutto quello che sta succedendo in questo momento? Beh, dovrebbe essere il futuro di un settore importante della nostra economia reale. Oggi non possiamo più dividere tra industria e agricoltura, sono due settori fondamentali di un paese come il nostro, che è un paese manifatturiero. Agricoltura e agroindustria sono di fatto un tutt'uno, quindi noi dobbiamo fare in modo che ci possa essere un sostegno forte a questo comparto. Dobbiamo arrivare a un'autosufficienza alimentare. Ormai è chiaro, la guerra in Ucraina ci dimostra che non possiamo essere dipendenti sia per quanto riguarda l'energia sia per quanto riguarda l'alimentare da altri, quindi l'Europa deve fare un salto di qualità, ma per fare un salto di qualità bisogna lavorare. Io credo che si debba intanto sospendere la PAC, sospendere il Farm to Fork e poi magari anche cambiare qualche cosa all'interno di queste due grandi strategie. Dobbiamo poi avere anche lo strumento finanziario. Noi abbiamo proposto di dar vita ad un recovery plan per la guerra, soldi che si possono rastrellare con i bond, che devono servire naturalmente ad affrontare l'emergenza energetica, l'emergenza immigrazione, la nuova difesa europea e naturalmente l'autosufficienza alimentare. Quindi un pacchetto finanziario frutto della raccolta sul mercato europeo che dovrebbe far fare un salto di qualità veramente all'intera Unione. Bisogna essere coraggiosi, io mi auguro che anche gli altri lo siano come vogliamo esserlo noi. È un problema di approvvigionamenti, perché i canali con la Russia, con l'Ucraina possono creare un problema di approvvigionamenti e anche un problema di costi, no? Alla fine poi la guerra e tutto quello che sta succedendo si ripercuote poi sul cittadino. Il cittadino poi è sempre al termine della filiera e la preoccupazione c'è. Certamente la difesa della libertà, della democrazia, la difesa dei nostri valori ha un costo. Noi abbiamo inflitto delle sanzioni alla Federazione Russa e dobbiamo essere nelle condizioni però di tutelare cittadini e imprese che subiscono dei contraccolpi a causa di queste sanzioni. Uno dei settori che ne soffre più è quello dell'agroalimentare e quindi bisogna a breve termine intervenire anche da un punto di vista economico. Poi a lungo termine serve una strategia che sia quella dell'autosufficienza alimentare. Gli approvvigionamenti, noi per fortuna non ci approvvigioniamo molto dalla Russia e dall'Ucraina, siamo al 3, 4, 5% per quanto riguarda il grano tenero, però c'è un aumento dei prezzi a livello globale, perché quando non esce il grano, se poi il prezzo cresce in altre parti del mondo, cresce anche per noi, se manca il mais per alimentare gli animali, manca poi alla fine anche da noi. Se c'è una crisi alimentare a causa dell'assenza di frumento in Somalia, nel nord dell'Africa, chi paga il prezzo? Però siamo anche noi, perché ci saranno dei flussi migratori dal sud verso il nord, quindi è tutto collegato e bisogna avere una strategia a livello europeo, breve, medio e lungo termine. Grazie.